Francesco, cosa stai facendo con quella giappetta là? Cosa hai in mano? Dobbiamo piantare i fagioli qui sul mais in modo da... Ah, è vero. Dobbiamo far vedere ai nostri amici la famosa consociazione... Zucca, mais e fagiolo. Allora, Francesco, allora intanto spieghiamo che abbiamo fatto circa 2 mesi fa, poco più di 2 mesi fa, la semina di questo mais, che è un mais del Trentino, un mais rosso, detto volgarmente qui spuncion. Perché spuncion? Perché i semi, invece di finire con la parte esterna rotonda, hanno un piccolo sperone. Appuntiti, diciamo, che e che pungono al tatto, no? Sì. Quindi abbiamo seminato ogni 20 centimetri il mais. Dopo un mesetto circa abbiamo seminato la zucca, come vedete qua. Per ogni 2 metri, ogni 3 metri circa abbiamo messo le zucche. Alcune sono cresciute di più, alcune meno, anche in base alla luce del sole, alla luce che prendono, perché è normale. Vedete qua anche, qua ce ne sono delle altre. E appunto adesso è passato un mese dalla semina della zucca e provvediamo a fare la semina del fagiolo rampicante che il nostro buon Francesco sta facendo. Facciamo postarelle ogni 40 centimetri circa, mettiamo 3 semi, poi eventualmente diradiamo e teniamo le... se è stato un po' più troppo un po' largo, ma comunque... però qua poi dopo... Sì, lasciamo insomma che crescano. Adesso siamo a fine giugno, quindi va bene insomma. E allora, vi spieghiamo un attimo il perché di queste consociazioni. Questa consociazione, diciamo, è l'emblema delle consociazioni, perché è antica, la facevano i nativi d'America, si chiamavano le tres hermanas, le tre sorelle, praticamente zucca, mais e fagioli. E queste tre cultivar, intanto continuo Francesco, che io spiego un attimo, queste tre cultivar praticamente prendono il beneficio ognuna dall'altra, perché il mais ha un fusto lungo che fa da supporto poi al fagiolo rampicante, che lui si crescerà attorno al mais, insomma, e sarà da supporto al fagiolo. Il fagiolo è una leguminosa, quindi è un azoto fissatore. E cosa fa l'azoto? Perché è un azoto fissatore? Lui fissa l'azoto del terreno e lo rilascia lentamente, e questo è utile sia per il mais ma anche per la zucca. La zucca invece, a sua volta, cos'è la funzione della zucca? È quella di fare da pacciamante, diciamo, copre il terreno per le erbe infestanti. E quindi queste tre cultivar sono in simbiosi perfetto, e ne traggono i vantaggi, insomma. Infatti ancora adesso in Sud America è una pratica molto molto fatta, molto presente, proprio perché è il massimo che si possa avere con tre cultivo in un piccolo piazzamento di terra. Riescono a fare tre tipi diversi di ottimizzare gli spazi e anche favorire la crescita, insomma, proprio per questa simbiosi che hanno queste tre piante. Quindi adesso noi procederemo a fare una volta, è vero Francesco, lo fanno anche qua? Sì. Qua sì. Cosa facevano? I primi filari di una piantagione di mais mettevano mais, giù, sì. I primi due filari, vero? Esattamente, quelli che avevano più luce piantavano i fagioli anche loro, insomma. E poi erano anche comodi per la raccolta. Certo. Anziché andare in mezzo. Quindi adesso sicuramente lo metteremo su filari esterni, ma essendo solo 4 filari che abbiamo, se ci rimangono semi ne semineremo anche un po' al centro, insomma. Adesso vediamo. Ok? Bene Francesco, dai, abbiamo finito. L'ultima postarella fatta, vero? Franz, guarda che bello che è. In mezzo al mais. Al mais, come gli Incas. Bene, fatta anche questa, ragazzi. Una grande sudata ancora.
Una grande sudata. Le tre cultivar l'abbiamo messa a dimora, vi abbiamo spiegato il motivo per il quale viene fatta questa pratica, appunto fatta già dai nativi d'America, e quindi anche quest'anno, anche noi, dal Sud America a Moniego, sì, al Veneto, abbiamo fatto anche noi la consociazione, la madre di tutte le consociazioni. Non ci dilunghiamo, ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Daniele e Francesco. Ciao ragazzi! Ciao.